L'oro che abbiamo in mostra viene raccontato, ad esempio, attraverso i cosiddetti panni tartarici. I panni tartarici sono così definiti in epoca medievale da quelli che erano i documenti e le fonti latine o comunque in lingua volgare. Il termine tartarico ha due significati. Tartari deriva da Tatari, che erano una delle popolazioni nomadi che vivevano all'interno del grande territorio di dominazione mongola, e il termine Tataro veniva sia riconosciuto come nome di una popolazione nomade, ma altresì risuonava come Tartaro, cioè l'inferno, e chiaramente queste assonanze avevano una particolare valenza perché le popolazioni mongole in quel periodo venivano assimilate, se vogliamo, a popolazioni che venivano dall'inferno, considerando la violenza e la grande potenza di queste popolazioni nella loro espansione non solo nel territorio asiatico, ma fino ai confini dell'Europa. Ed è per questo che è particolarmente interessante il fatto che questa mostra tratteggi e cerchi di narrare quelle che erano le traduzioni e significativamente le tradizioni di questo mondo, che metteva in connessione l'Europa e l'Asia.